San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, fondatore dei canonici di San Giorgio in Alga. Venezia, 11 luglio 1381. Venezia, 8 gennaio 1456. Lorenzo appartiene a una delle più illustri famiglie veneziane. Superata la dura opposizione della famiglia, entra tra i canonici di San Giorgio, dove per umiltà ambisce gli uffici più bassi e umili. Diviene per 2 volte superiore generale della congregazione e detta delle regole scritte approvate da Eugenio IV. Grazie ad esse può essere considerato il fondatore della congregazione. Nel 1433 viene eletto vescovo di Castello di Venezia, dal nome della sua residenza, una specie di piccola isola fortificata. Nel 1451 Papa Niccolò V, dopo aver soppresso il patriarcato di grado, concede a Lorenzo il titolo di patriarca. Mendica il pane per le cali di Venezia. Imbarazzati i familiari ordinano ai servi di riempirgli totalmente il sacco appena lo vedono in strada. Quando si accorge dell'espediente, non accetta più di 2 razioni di cibo. Sopporta serenamente i motteggi di chi lo deride. La madre, nel tentativo di dissuaderlo dalla vita di mendicante, gli invia un giovane con la speranza che lo convinca a tornare a casa. Il ragazzo non solo fallisce nell'intento di persuaderlo, ma sull'esempio di Lorenzo indossa il saio e diventa egli stesso frate mendicante. Consiglia ai fedeli di abituarsi ad accettare fin da questa vita terrena ogni avversità con pazienza, altrimenti afferma che sarà poi molto difficile sopportare le pene del purgatorio. Arriva a ideare dei raccapriccianti strumenti di penitenza che utilizza sul suo corpo, pensando ai supplizi di Gesù e dei suoi martiri. Durante una dolorosissima operazione chirurgica arriva a dire: il coltello anatomico non è nulla in confronto alle lame che uccisero i martiri. Sopporta senza reagire offese e calunnie da un potente veneziano attorniato da altri personaggi. A un discepolo che lo incita a difendersi, Lorenzo risponde di stare tranquillo perché ci avrebbe pensato il Signore a sistemare le cose nel modo migliore. Infatti così avviene. Alcuni vengono esiliati, alcuni vengono messi in carcere e altri vanno incontro alla morte. A molti poveri che vanno da lui per chiedere l'elemosina, sapendo che il denaro può essere anche mal utilizzato, dona solo cibo e indumenti. Durante le sue esequie si odono misteriosi canti angelici. Non ha doti oratorie, ma predica forse più efficacemente con il comportamento umile e povero. Continua anche da patriarca a girare col saio e la bisaccia. Scrive numerosi opuscoli di grande bellezza e insieme semplicità, a carattere pratico e non speculativo, per elevare spiritualmente i fedeli. Diffonde la fiducia in un Dio misericordioso più che del giudice. Le tribolazioni dei giusti, scrive, sono indizio di amore, predilezione della beatitudine futura e attestato di predestinazione. Il ricco non si salva che per mezzo dell'elemosina. Bisogna evitare gli affari complicati. Nelle complicazioni c'è sempre un po' del diavolo. Essendosi molto aggravate le sue condizioni per una febbre elevata, i nobili della città vengono a visitarlo. Egli insiste perché anche i poveri e gli ultimi siano ammessi al suo capezzale. Quando lo si vuole posizionare in un letto morbido, rifiuta dicendo che Gesù non è morto sulle piume, ma sul duro legno della croce. Dice a coloro che piangono intorno a sé che quello è il momento di gioire, non di piangere. Muore infine dopo aver detto: vengo a te, o buon Gesù. Il suo corpo rimane insepolto per ben 67 giorni, perché conteso tra i canonici di San Marco e i monaci di San Giorgio. Oggi è conservato nella chiesa di San Pietro in Castello. Viene canonizzato nel 1690 da Alessandro VIII. A lode di Dio.